auguri buonissimi da Parmigiano Reggiano. Lambrusco di Modena Doc. I lambruschi crescono, i momenti più frizzanti restano. C'era una volta la pasta fatta in casa con la sfoglia tirata a mano. Ma al ristorante Danilo c'è ancora! Nel cuore di Modena, in un ambiente semplice e accogliente, Danilo ti propone ogni giorno i piatti della vera cucina modenese, preparati con soli prodotti freschi e di qualità. Dalla pasta fatta in casa, al carrello dei bolliti, ai dolci. Si comincia presto la mattina da Danilo. Ogni piatto viene preparato con la cura e la pazienza di un tempo. Non fidarti delle parole. Vieni a gustarli. Danilo ti aspetta a Modena, in via dei Coltellini 31. Per info e prenotazioni 059 22 54 98. Un cordiale buongiorno e naturalmente buona domenica ai telespettatori di Area Verde. Oggi è il 22 aprile, è l'anniversario della liberazione di Modena. Oggi parliamo di un'iniziativa importante del Comune di Modena, molto importante proprio in occasione anche dell'anniversario della liberazione, ed è Liberiamo l'Aria. Ma non parleremo solo di questo. Parleremo anche di Modena, città del futuro, per quanto riguarda l'energia. Allora andiamo a presentare subito, come facciamo sempre, i nostri ospiti. Abbiamo Simona Arletti, che è assessore all'ambiente del Comune di Modena e anche presidente delle reti Città Sane dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Buongiorno, assessore. E abbiamo il dottor Roberto Gasparetto. Buongiorno e grazie per essere qui anche a lei, che è direttore della struttura operativa territoriale di ERA Modena. Noi partiamo naturalmente dal 22 aprile, 67esimo anniversario della liberazione, la banda cittadina, i mercatini, la caccia al tesoro, i giochi di animazione, ma non solo. Perché abbiamo detto liberiamo l'aria, lo slogan, è vero assessore, liberiamo Modena. Sono due le iniziative che si incrociano. Intanto diciamo che da questa mattina alle 9 e fino alle 18 tutti a piedi, è sì, così? Sì, è così. Il messaggio che abbiamo voluto dare è proviamo a liberarci in una giornata in cui è più facile per tutti dal punto di vista, diciamo, dell'organizzazione familiare, dalla dipendenza dell'automobile. Proviamo a vedere che è possibile vivere una città, sicuramente più facile di domenica, ma è possibile anche negli altri giorni, senza la dipendenza costante dall'automobile. Ricordo che ancora la maggior parte dei cittadini, parliamo del 70-75%, usa sempre l'automobile per i suoi spostamenti. Abbiamo un buon tasso di biciclette perché sono utilizzate tutto l'anno intorno al 10% dei cittadini. Nella zona più vicina, diciamo, al centro e anche nei periodi, diciamo, di sole, quelli più favorevoli, dal 20%. Quindi è una percentuale di tutto rispetto. Ciò nonostante, noi abbiamo una situazione, stiamo nella pianura padana e quindi abbiamo una percentuale di concentrazione di polveri che è difficile da ridurre. Io quando dico che i risultati ci sono delle politiche di questi anni mi riferisco al fatto che, ad esempio, se guardiamo i 5 anni precedenti o addirittura i 9 anni di questa manovra regionale, i risultati di riduzione ci sono. Sono dovuti in buona parte a una serie di incentivi messi in campo dalle pubbliche amministrazioni per sostituire le auto con auto meno inquinanti. Ci sono anche altre politiche come quelle che continuano a sostenere un trasporto pubblico che praticamente dal livello nazionale non riceve finanziamenti, come vi sono le politiche a sostegno appunto di una città a misura di bicicletta, dalle ciclabili alle bici a noleggio, ai depositi sicuri per le biciclette, quindi una serie di politiche che vogliono dare il messaggio chiaro che Modena ha la dimensione e le caratteristiche per spostarsi in bicicletta. Quindi perché una domenica senza auto? Per favorire, dare ulteriore stimolo a questa scelta dei cittadini, e quindi per oggi
È una scelta indotta, una scelta obbligata sicuramente, ma per favorire quei tanti, vi assicuro, che poi anche nella scorsa edizione ci hanno fatto i complimenti, in genere sono famiglie con bambini, parlo intorno a 30.000 famiglie modenesi che hanno dei figli all'interno del nucleo familiare, che hanno voglia di mettersi in gioco, che hanno voglia e vorrebbero poter utilizzare maggiormente l'auto, sia invece che l'auto, la bicicletta, chiedo scusa, ma lo fanno se ci sono condizioni di sicurezza e se un po' tutti hanno il rispetto di questa scelta, perché occorre ovviamente pensare che il pedone e il ciclista vengono prima dei diritti, diciamo, dell'automobilista. Quindi una città da godere, libera dalle auto, così come lo era il 22 aprile del 45, quando venne liberata e quindi tutti i cittadini scesero in piazza. Per cui una scelta non casuale, per ricordare una data che non tutti, né giovani né meno giovani, ricordano, ma che ha segnato il fatto che una città come Modena sia liberata prima del 25 aprile. Parleremo dopo delle altre iniziative e a dare un segnale forte anche di questo desiderio di avere una città più respirabile, diciamo, è anche ERA. 100 anni dall'avvio del servizio pubblico, dottor Gasparetto, con i tram elettrici, lo ricordiamo, voi avete consegnato all'amministrazione comunale e in questo caso al sindaco Pighi un'auto 100% elettrica, si tratta di una Renault. Ecco, allora parliamo intanto di questo. Sì, questa giornata di oggi è una giornata particolarmente importante perché ha vari significati. Per quel che riguarda il significato legato all'ambiente, ERA non poteva altro che essere una protagonista di questo evento, perché ERA opera direttamente su tutte le matrici ambientali. Per rappresentare e significare in maniera particolare l'attenzione rispetto a questa giornata, abbiamo fatto coincidere appunto la giornata di oggi con la consegna al sindaco, idealmente appunto, quindi al comune di Modena, di un'auto completamente elettrica che va ad innestarsi su un progetto che era già avviato tempo fa, che era quello della mobilità elettrica. Noi abbiamo sviluppato questo progetto insieme con Enel, ed è un progetto che prevede la collocazione lungo tutta la via Emilia di colonnine per la ricarica delle auto elettriche, in modo da consentire uno spostamento non solo in ambito urbano, che è il tradizionale ambito in cui la mobilità elettrica per ora si muove, appunto da consentire una mobilità lungo tutto l'asse della via Emilia. A Modena abbiamo già installato 10 colonnine per la ricarica e cominciare a dotare il comune di Modena della prima auto di una ideale flotta elettrica che speriamo nel futuro diventi sempre più grande, va proprio a significare che noi investiamo nel futuro e crediamo che bisogna pensare la Modena di adesso, lo dobbiamo pensare già proiettata nel futuro, perché la Modena di adesso è una città che è già pronta per essere una vera smart city, una città intelligente. Una città del futuro, quindi è l'era con un gioco di parole della mobilità elettrica questa, quindi ormai ci siamo in pieno. Allora, torniamo all'assessore, abbiamo detto iniziate alle 9 fino alle 18, i mezzi a motore non possono circolare nell'anello stradale, lo leggiamo velocemente. Tra via l'Italia, via Panni, Salvo d'Acquisto, via Campi, via Divisione Acqui e via Nonantolana con le opportune deroghe. Certo. Ecco. Poi nel pomeriggio ci sono gli sciami di biciclette. Finalmente le biciclette tendono a circolare ovunque. Sì. Anche, ecco. Da ciclista ammetto. Da ciclista bisogna ammettere che insomma la correttezza non è sempre, bisogna anche ammettere che poi gli automobilisti stanno poco attenti ai ciclisti. Sì, devo ammettere che gli incidenti non c'è una sensibilità ad esempio a far attraversare, lei sa che in alcune rotatorie noi abbiamo introdotto la preferenza ai ciclisti nell'attraversamento, l'abbiamo detto, scritto, eccetera, non sempre c'è questa sensibilità, però noi ci lavoriamo, voglio dire, oggi pomeriggio ci saranno le scuole di ogni ordine e grado, sono state informate, sensibilizzate, quindi ci saranno, immaginiamo, tanti bambini e genitori che da tre punti della città
quindi dal Parco Londrina, da Via Divisione Acqui nel parcheggio del Palasport e dal parcheggio del Parco Repubblica, andranno verso i giardini. Saranno tutti dotati di un segnale particolare, quindi un nastrino giallo-blu che segna appunto questa giornata particolare per Modena, da una bandiera tricolore, e arriveremo ai giardini dove ci accoglierà il sindaco, e qui le attività sono davvero tantissime per tutti i gusti. Da quelle diciamo più per i bambini piccoli, penso ai laboratori fatti dalle fattorie didattiche col pane, penso alla possibilità di visitare gratuitamente l'orto botanico che è lì attiguo, a un gioco che si chiama Consumabile, che è una specie di gioco dell'oca che mette diciamo alla prova i bimbi intorno insomma dell'età delle elementari sulle loro conoscenze ambientali. Ci sarà la musica di Modena Radio City, quindi la possibilità di ballare, e ci sarà come dire, addirittura anche un po' di gnocco fritto offerto da Hermes, quindi tante occasioni di divertimento, tutte tese comunque a far ragionare sugli aspetti ambientali. La Protezione Civile, per esempio, organizzerà l'orienteering, quindi la possibilità attraverso una caccia al tesoro di orientarsi avendo alcuni punti di riferimento. E altre attività di tipo culturale si svolgeranno alla Biblioteca Delfini, quindi in ogni caso, anche in caso appunto di pioggia, ci sono tutte le iniziative. È aperta la biblioteca e ci sarà una narrazione, io credo anche molto carina, una delle poche ormai rimaste staffette partigiane, Rina Piolli, che racconterà quanto era importante ai tempi appunto della liberazione avere la bicicletta e qual era il ruolo delle staffette partigiane, perché sappiamo che molto spesso nella liberazione il ruolo delle donne non è stato abbastanza valutato, mentre invece erano centrali per la possibilità di comunicare tra i vari gruppi auto-organizzati. Quindi ci sarà sia l'aspetto storico che quello appunto ambientale, che tutte le possibilità di divertirsi e di trovare una giornata davvero in famiglia allegramente padroni della propria città. E questo, come diceva lei all'inizio, per non dimenticare, perché anche i più giovani e i giovanissimi ricordino cosa ha significato naturalmente la resistenza, cosa ha significato liberazione non solo per Modena ma per tutta l'Italia. Ci sono delle iniziative anche da parte di ERA, dottor Gasparetto, poi torneremo a parlare della mobilità elettrica, ma non solo. Voi sarete presenti in città nel pomeriggio anche per diciamo liberare l'aria? Sì, noi siamo presenti in città con due punti informativi. Oggi abbiamo due punti informativi dedicati, uno al tema della mobilità elettrica, che ovviamente è un tema centrale rispetto alle cose che abbiamo detto prima, e nel quale punto informativo racconteremo a chi vorrà visitarci il significato del progetto, i numeri del progetto e le prestazioni che questo progetto si attende nel futuro dal punto di vista della contributo alla qualità dell'ambiente. Poi avremo un altro punto informativo che è relativo alle buone pratiche per la raccolta differenziata. Noi siamo a fianco del Comune da anni fortemente impegnati su questo piano. In questi anni abbiamo scalato degli obiettivi importanti. Ormai da un bel po' di tempo a Modena più della metà dei rifiuti che vengono raccolti sono avviati al recupero attraverso appunto la filiera della raccolta differenziata, ma non è ancora sufficiente, dobbiamo fare ancora molto di più, dobbiamo, come diciamo noi, pulire la raccolta ancora di più, il materiale che raccogliamo, e quindi abbiamo bisogno che i cittadini conoscano le buone pratiche per la raccolta differenziata, quindi devono sapere esattamente come è possibile farla, quali sono i materiali viabili al recupero e quelli individuare proprio per eccezione quelli che proprio non possono essere recuperati, in modo tale in questo modo riusciremo veramente a scalare gli obiettivi che ci siamo dati. Questo punto informativo che oggi coglie appunto un'occasione importante, simbolicamente siamo appunto legati in maniera strettissima all'ambiente oggi, in questo punto informativo cercheremo di trasmettere a quanto più possibile queste informazioni in maniera precisa, puntuale, in modo tale da evitare che nel ciclo di raccolta dei rifiuti ci siano il meno scarti possibile. Se posso, Carla, su questo tema della raccolta differenziata mi sento di ringraziare i cittadini. Adesso stiamo facendo quasi
una alla settimana, assemblee pubbliche nelle frazioni della circoscrizione 4, e quindi siamo partiti da Cognento e poi Villanova, Lesignana, Baggiovara, e stiamo trovando da un lato grandissima attenzione per comprendere come differenziare sempre di più e sempre meglio, quindi insomma avere su questi temi assemblee affollate è io credo un segnale proprio di un grande capacità poi dei cittadini di rimettersi in gioco e cercare di migliorare quello che loro fanno. E d'altro lato abbiamo trovato la disponibilità di volontari che diventano degli ecovolontari, che vanno a distribuire materiale informativo, a sollecitare i cittadini a fare la raccolta differenziata, cosa che è andata anche oltre davvero le nostre aspettative, quindi c'è una volontà dei cittadini di rimettersi in gioco anche in una situazione, ripeto, di criticità come questa. Dimostriamo che ancora a Modena c'è un tessuto sociale con persone che sanno che cos'è un patrimonio collettivo e un bene comune, quindi il fatto di differenziare i nostri rifiuti, che sono tanti perché ne produciamo quasi 700 kg nella suddivisione complessiva, ci comporta delle responsabilità, e vedo che c'è davvero una grande sensibilità, quindi colgo l'occasione per ringraziare dell'attenzione anche e della disponibilità. I comuni della provincia, perché ci sono alcuni comuni che lavorano in modo straordinario. Dottor Gasparetto, che cosa significa una buona raccolta differenziata come ha annunciato lei? Allora, significa intanto fare della prevenzione, perché qui è sempre nel nostro punto informativo, insegneremo anche come fare prevenzione rispetto ai rifiuti, perché quando li raccogliamo per flussi differenziati abbiamo già perso un'occasione, perché non abbiamo magari cercato di non produrre rifiuto, quindi l'evitare la produzione del rifiuto è già il primo passo verso una buona raccolta differenziata, perché comunque bisogna cercare di utilizzare materiali che abbiano degli imballaggi o non abbiano imballaggi, o che abbiano degli imballaggi recuperabili. E qui arriviamo oppure, anche alle aziende, arriviamo anche... Certo, si deve innescare un percorso virtuoso nel quale le aziende come la nostra, che sono a valle del processo, possono fare un'azione di acculturamento rispetto a questo percorso. Quindi noi siamo fortemente impegnati anche nel perseguire gli obiettivi che poi la provincia ha recentemente anche sancito nel suo aggiornamento del piano provinciale, che sono quelli della prevenzione dei rifiuti, che sono una serie di azioni da fare per prevenire i rifiuti. Una volta fatta la prevenzione dei rifiuti, ovviamente bisogna avviare in maniera intelligente al recupero tutta la materia, e qui interviene l'organizzazione, un'organizzazione che è fatta di tanti aspetti. Noi l'abbiamo battezzato il sistema che insieme con il Comune di Modena stiamo sviluppando in maniera importante, l'abbiamo chiamato Smart Waste System, a significare che è un pezzo della città intelligente. Gestire in maniera intelligente il ciclo dei rifiuti significa mettere assieme i contributi di capacità organizzativa, comunicativa. Prima l'assessore citava questo importantissimo esempio del coinvolgimento dei volontari della cittadinanza, perché anche la comunicazione intelligente fa parte di una città intelligente, quindi non è solo tecnologia. A questo poi associamo anche le risorse tecnologiche di cui disponiamo e di cui in questi anni la città di Modena si è dotata in termini di reti di comunicazione, che ci permettono ad esempio di seguire puntualmente il percorso dei mezzi nostri per la raccolta, sia per la raccolta dei rifiuti indifferenziati sia per la raccolta differenziata, ma seguiamo anche il percorso dei mezzi dei nostri appaltatori, per cui noi siamo in grado di stabilire puntualmente in ogni momento dove i nostri rifiuti sono, quanti ne raccogliamo, dove sono avviati. Ma più, un'altra cosa assolutamente importante è la rete delle isole ecologiche, dei centri di raccolta. A Modena abbiamo 4 importanti centri di raccolta che sono tra di loro in rete telematica. I cittadini, come si sa, possono con le loro smart card accedere ai nostri centri di raccolta, avere da un lato l'attribuzione dei punteggi per i premi della raccolta differenziata, ma dall'altro in maniera molto consistente contribuire a fare una raccolta differenziata molto selezionata, perché nei centri di raccolta quel che entra nel centro di raccolta è assolutamente selezionato, un rifiuto pulito e avviabile. E il rifiuto pulito, lei insiste su questo, perché più è selezionato meglio si può procedere per le fasi successive, e questo significa un trattamento dei rifiuti, in questo senso significa poi anche la dismissione delle discariche
che dovranno andare, alla fine dovranno essere poi entro il 2019, mi pare, 2020, superate. E questo assessore è anche, mi pare, nel piano della, dei rifiuti della nuova, della provincia, ma anche della nuova legge regionale, il nuovo piano direttore, quello del 2013, insomma, tutto questo in funzione della dismissione anche delle discariche. Deve partire il tutto da una ottima comunicazione. La comunicazione deve partire un po' anche, ne parleremo poi nella seconda parte quando parleremo di alimentazione, deve partire però anche dalla famiglia e dalle scuole, perché i più piccoli possono insegnare ai più grandi, agli adulti. Certo, certo. Diciamo che l'Unione Europea ci dice molto chiaramente che cosa fare, in che ordine fare. Cioè ci dice, primo, provare, come diceva l'ingegnere Gasparetto, a prevenire la produzione dei rifiuti. E le azioni sono tante, cito diciamo, l'ultima che avete visto, come ad esempio la casetta dell'acqua, che permette di evitare il consumo di plastica inutile utilizzando le stesse bottiglie, cosa che tra l'altro negli altri paesi europei è assolutamente diffusa, solo in Italia si acquista così tanta acqua in bottiglia. Quindi prevenire i rifiuti. Secondo, recuperarli, riciclarli effettivamente, quindi ottenere le cosiddette materie prime e seconde, quindi da vetro rotto di una bottiglia ottenere un'altra bottiglia, dalla plastica ottenere nuovi contenitori e quindi riuscire ad effettuare quello che appunto è importante, cioè non sprecare materia. Il terzo è differenziare appunto in maniera corretta. Il quarto, perché sappiamo che il monte dei rifiuti è tanto, è la termovalorizzazione, quindi ottenere energia dall'incenerimento dei rifiuti, e l'ultima chance è quella della discarica. Ci sono paesi europei che di fatto sono impostati ancora sulla discarica e ahimè il nostro paese non brilla in questo. L'Unione Europea ci dice che non è questo l'obiettivo che noi dobbiamo avere, quindi le discariche debbono rimanere come diciamo, uno spazio residuale, sia per stoccare ad esempio le polveri di incenerimento, sia per quei materiali che appunto non danno poi magari quei danni da percolamento, perché il problema delle discariche è che comunque danno un danno ambientale significativo. Modena in questo senso credo abbia da tempo capito queste direttive europee e difatti ha chiuso la propria discarica nel 2008, sta facendo la termovalorizzazione dei rifiuti, sta aumentando la raccolta differenziata perché nel 2005 eravamo al 30%, adesso siamo al 52,5%, quindi siamo la terza città in Italia per raccolta differenziata oltre i 150.000 abitanti. E stiamo recuperando attraverso i gestori la materia, così come mettendo in campo quella parte che è più complessa di come prevenire i rifiuti in una società globalizzata, perché se le merci devono girare in tutto il mondo è chiaro che gli imballaggi purtroppo sono e restano un problema e quindi noi come consumatori individualmente dobbiamo, se crediamo in questo obiettivo, provare anche noi ad attuare delle strategie per ridurre il monte dei rifiuti che ognuno trova nella propria abitazione. E allora era impegnata anche in questo, ma io vorrei tornare un attimo alla mobilità elettrica, quella insomma del presente che è già futuro, con un progetto molto importante. Sì, allora la mobilità elettrica è un primo pezzo di un progetto molto più impegnativo e molto più ambizioso, che è quello della gestione intelligente di tutte le reti tecnologiche. Ecco, questo spieghiamolo come si deve, in modo intanto bisogna dire che questo progetto dello sviluppo intelligente delle reti tecnologiche si inserisce nel più ampio progetto delle città smart, delle città intelligenti. Ormai il futuro delle nostre città è in questa direzione, che città intelligente significa una città che offre ai propri cittadini in maniera tempestiva i servizi di cui ha bisogno con la qualità adeguata. Questo è un po' una sintesi. Allora, prima concetto. C'erano le centrali elettriche che ci sono ancora. Partiamo dalla preistoria. Certo. Comunque, adesso noi abbiamo, parlando appunto dei servizi che gestisce ERA, abbiamo parlato prima della gestione intelligente dei servizi di raccolta dei rifiuti. Per quel che riguarda gli altri servizi, noi nella città di Modena gestiamo il servizio idrico integrato, quindi gli acquedotti, l'acquedotto, la depurazione e la fognatura,
gestiamo le reti elettriche, gestiamo le reti del gas e le reti del teleriscaldamento. Che cosa significa approcciare in maniera intelligente questo sistema? Significa, nel caso della rete elettrica, ad esempio, aver fatto evolvere una rete che è nata 100 anni fa, appunto, perché festeggiamo adesso 100 anni dell'azienda elettrica di Modena, era nata 100 anni fa con un obiettivo che era quello di arrivare a servire all'epoca il tram elettrico, ma poi via via tutte le abitazioni. Progressivamente questa rete, che quindi era nata per fornire energia da un punto fino all'utenza, in questi ultimi anni è evoluta in maniera clamorosa, perché con il boom delle energie rinnovabili, in particolare del fotovoltaico, è diventata una rete nella quale tutti producono e tutti in questa rete conferiscono l'energia. Quindi è una rete che deve cambiare il suo modo di agire, e quindi deve diventare intelligente, perché deve capire istantaneamente quando e da dove le arriva l'energia e dove deve essere portata. Altrimenti quindi, va in confusione. Appunto, quindi ci vuole un grande investimento in automazione, e lì noi abbiamo fatto i fortissimi investimenti nell'automazione della rete, sia per prevenire i guasti ma anche per garantire la costanza della tensione nella rete. E in più abbiamo anche installato in tutte le abitazioni il contatore elettronico, che ci permette di sapere istantaneamente qual è il fabbisogno di energia, altro dato assolutamente importante. La stessa cosa la stiamo facendo nella rete del gas. La rete del gas, anche questa, è tutta asservita da un sistema di telecontrollo unico, e cominciamo a dotare anche la rete del gas dei contatori elettronici, quindi anche nel settore del gas avremo la possibilità di leggere a distanza i consumi per calibrare la fornitura di gas in maniera adeguata. Lo stesso dicasi per la rete dell'acqua. La rete dell'acqua è particolarmente complessa, è una rete essenziale, poi il bene acqua non c'è bisogno di dilungarsi per dire quanto vale. Nel caso dell'acqua noi abbiamo dotato la rete di tutto un sistema di controllo e governo della rete, che garantisce sia la costanza del servizio, la pressione di esercizio, ma garantisce anche la qualità, e garantisce la possibilità di alimentare aree che magari o per un guasto o per ragioni siccitose non sono servite, controalimentarlo, perché abbiamo creato una magliatura delle reti che permette... Possono essere anche delle difficoltà legate al fatto che ci sono delle condutture molto vecchie e molto spesso creano gravi problemi. Infatti le condutture, in realtà abbiamo le condutture vecchie in due tipi. Le condutture dell'acquedotto originale di Modena, che sono del 1930, sono meravigliose, sono in ghisa e hanno ancora una vita tecnica lunghissima. Ci sono quelle in provincia, alcune che sono state realizzate con materiale meno solidi, e quindi queste hanno maggiori problemi. Però anche qui l'intervento è quello, è un intervento di progressivo risanamento della rete e dotazione della rete dei sistemi di controllo e di governo. Un'acqua da bere, torniamo a dirlo. Un'acqua assolutamente da bere, garantita da l'acqua migliaia del di controlli. Ecco, diceva prima giustamente l'assessore, noi continuiamo a comprare acqua minerale, ma l'acqua del rubinetto... L'acqua del rubinetto in tutta la provincia di Modena è di qualità assolutamente eccellente. Assolutamente sì. Non nascondo che quando si fanno alcune polemiche sul tema del livello dei nitrati eccetera, si rischia di indurre nei cittadini una confusione che io vorrei chiarire, se è possibile, una volta per tutte. L'approvvigionamento da parte appunto del gestore del servizio idrico integrato è fatto in modo che ci sia sufficiente quantità e garanzia di qualità, come abbiamo anche recentemente visto in un convegno che trovate negli atti sul sito del comune nella parte ambientale. Ci sono controlli quotidiani da parte del gestore, da parte di ERA, da parte di ARPA, per cui il livello dei nitrati è assolutamente ben sotto i limiti di legge, quindi l'acqua che noi beviamo è acqua buona, tra l'altro, ripeto, controllata quotidianamente, cosa che invece l'acqua in bottiglia non è, e quindi va benissimo. Poi se esiste qualcuno che ha dei problemi particolari, ma molto particolari di salute, può essere che insomma abbia la necessità di acque magari con diversi contenuti, ma il livello diciamo dei nitrati e di tutte le altre componenti, che tra l'altro è visibile
nel monitor di questa prima casetta dell'acqua che abbiamo messo sul salvo d'acquisto. La interrompo, che hanno un grande successo. Assolutamente sì, ci sono praticamente davvero, siamo oltre i 30.000 metri cubi prelevati, tutti i giorni ci sono cittadini che hanno capito che effettivamente è una possibilità per loro di risparmio economico, che di questi tempi è importante, quindi poter bere acqua buona, acqua fresca, refrigerata e anche gasata ha un costo assolutamente irrisorio, quindi 5 centesimi al litro è assolutamente molto competitivo. Dottor Gasparetto, quindi la città del futuro, perché bisogna pensare oltre, è questa? Ma la città del futuro non è ancora questa, però noi la vede lei? Adesso devo dire che la città del futuro sarà il frutto di una concertazione e di una cooperazione tra tutti i soggetti che operano. Nessuno dei soggetti, noi in particolare, ci rendiamo conto di essere un soggetto importante perché gestiamo una parte importante della città e che quindi in una proiezione di Modena verso il futuro noi dobbiamo essere in grado di collaborare con le istituzioni che sono quelli che invece sono il vero motore della città del futuro. Noi abbiamo un approccio in questo senso, un approccio di servizio, nel senso che noi vogliamo che le nostre reti evolvano con il ritmo giusto dell'evoluzione del territorio, quindi dobbiamo essere in grado di leggere con precisione i fabbisogni del territorio, di prevenirne la dimensione, e questo vuol dire anche sviluppare le reti in prospettiva coerentemente con i progetti urbanistici, coerentemente con anche l'evoluzione sociale e culturale del territorio. Questa è una sfida importante nella quale nessuno da solo può essere l'unico protagonista. Dobbiamo imparare tutti, per fare una Modena del futuro veramente intelligente, dobbiamo imparare tutti a lavorare assieme. Per certi versi non è semplicissimo lavorare assieme perché c'è sempre una mania di protagonismo da parte di qualcuno. Io credo che l'approccio più giusto sia un approccio di umiltà e di servizio. Noi, come era, pensiamo di approcciare in questo modo la Modena del futuro. E allora 30 secondi anche all'assessore per ricordare, dunque ricordiamo le iniziative di ieri, oggi pomeriggio, e assessore, quindi un invito a tutti: andate a piedi, perché noi parliamo sempre in area verde di ambiente, di corretta alimentazione, di prodotti del territorio a chilometro zero, ma tutti i nostri ospiti dicono non basta mangiare bene, bisogna anche camminare. Assolutamente, l'abbiamo visto recentemente in un convegno nazionale che abbiamo fatto come Rete Italiana Città Sane. Allora, le indicazioni dell'OMS sono chiare, sta a noi metterle in pratica. Ovviamente a noi amministratori un compito in più, perché dobbiamo strutturare la città a misura di bambino e di anziano, ma io credo che la nostra città e i nostri quartieri siano assolutamente disponibili e accoglienti per chi ha voglia di staccare dal lavoro e farsi una passeggiata, perché come giustamente tu dicevi Carla, occorre un'alimentazione che preveda una presenza almeno di 5 porzioni di frutta e di verdura, ma occorre anche quotidianamente almeno una mezz'ora di passeggiata, se vogliamo garantirci anche, passatemi questo termine, maggiore felicità, perché il fatto di fare attività fisica non stressante, appunto, diventa un piacere, se si fa con gli altri lo è ancora di più, e in questo senso dà anche proprio un benessere complessivo, non solamente diciamo un fisico migliore, ma anche aiuta l'umore, per cui venite a passeggiare con noi oggi pomeriggio, ma anche da domani. A piedi, l'assessore ci va a piedi, in bicicletta, con i miei figli, l'ingegnere? Sì. Ci andrò con l'auto elettrica che abbiamo in dotazione aerea. Quindi niente a piedi. Farò un po' di strada a piedi. Un po' di strada a piedi anche. Allora, intanto noi ringraziamo Simone Arletti, ringraziamo l'ingegnere Gasparetto. Vi salutiamo ricordandovi di andare oggi pomeriggio proprio in centro storico, di vivere la città al meglio con i vostri familiari, soprattutto con i vostri bambini, e vi lasciamo al dottor Leonardo Sacrato, è uno psicoterapeuta, perché bisogna stare bene nell'ambiente in cui viviamo, ma bisogna stare bene anche mangiando bene, e il dottor Sacrato ci parlerà dei disturbi dell'alimentazione nella prima infanzia. Grazie a tutti voi per averci seguito. Buon proseguimento di domenica, buon 22 aprile.
cordiale saluto ai telespettatori. Ci troviamo nella scuola elementare Saliceto Panaro in via Frescobaldi a Modena per parlare di alimentazione e salute, alimentazione e benessere. Però noi parleremo anche di disturbi del comportamento alimentare e lo facciamo con il dottor Leonardo Sacrato, che ringraziamo per essere qui, è psicologo clinico e psicoterapeuta dell'età evolutiva presso l'unità operativa di neuropsichiatria infantile del Policlinico Sant'Orsola Malpighi di Bologna. I disturbi alimentari, dottore, che sono comunque crescenti e sono a vario titolo, dall'infanzia all'adolescenza all'età adulta, completamente diversi. Sì, noi siamo abituati ormai a un, diciamo, aspetti convenzionali di considerare disturbi alimentari tipici dell'adulto e dell'adolescente. Quello che negli ultimi anni si sta diventando un elemento fondamentale è l'attenzione a nuovi ambiti di sviluppo psicopatologici che sono nei bambini. E qui intendiamo non più l'adolescente classico di 15-16 anni, ma pensiamo a bambini nelle prime fasi evolutive, nella prima infanzia, che si comincia già dai primi anni di vita, e quello che stiamo cercando di approfondire e specializzarci in questo modo, essendo anche un centro regionale, è di andare oltre ed investire su quello che sono le nuove fasce di sviluppo cliniche, che sono gli 0-12 anni, ed è quello che mi occupo prevalentemente, dallo 0-0-3, che ha delle caratteristiche evolutive molto specifiche, per poi passare alla fase successiva, che è dai 4-10-4-12, che ha caratteristiche, se vogliamo, cliniche, sintomatiche e terapeutiche anche per l'intervento molto diverse rispetto a quelle che possono essere per l'adolescente o per l'adulto, e quindi è importante per noi differenziare gli sviluppi cronici o comunque i segni che già dall'inizio si possono osservare nel bambino piccolo, che possono essere predittori anche di un disturbo poi classico come conosciuto, di un disturbo alimentare nell'adolescenza o poi nell'età adulta se non si interviene. Parleremo poi anche di anoressia e bulimia, seppure molto brevemente, ma anche dell'obesità, che può portare a delle complicanze notevoli. Vediamo quali sono i segnali nel bambino. Lei ha parlato da 0 a 3 anni, i primi segnali che possono far pensare a un disturbo alimentare. Ma i primi segnali dobbiamo sempre considerare che non sono solo legati al cibo. Più il bambino è piccolo, più il cibo si inserisce in una relazione primaria che è di bambino che mangia e di chi si occupa, genitore o figura alternativa, e quindi è sempre un problema che si inserisce all'interno di una relazione. I primi segnali, se vogliamo, sul cibo sono i rifiuti, il non voler mangiare, le alterazioni delle funzioni legate all'alimentazione, iniziare ad avere delle modalità selettive, mostrare delle paure legate al cibo, iniziare a non mangiare più cose che magari in passato o poco prima si mangiavano. Quindi guardare quei segnali che nell'area alimentare costituiscono delle alterazioni rispetto alle abitudini usuali di quella famiglia, non solo sul cibo ma anche nei modi e nell'approccio al cibo e nel modo, la tranquillità, la serenità che il bambino può avere nel momento in cui mangia. Lei ha detto il rifiuto del cibo, la selettività, il genitore se ne accorge subito o in ritardo, e il genitore è pronto per far curare, tra virgolette, il bambino? Allora, penso che un genitore se ne accorga subito, perché la sensibilità di un genitore davanti a dei cambiamenti difficili da gestire, come un bambino che non mangia, se ne accorga nei primi giorni. Quello che occorre fare è dare il giusto peso a quei segnali, non tralasciarli, non dare per scontato che magari possono passare da soli, questo non è escluso, perché è anche normale che nelle fasi evolutive, quelle più precoci, ci siano anche dei momenti evolutivi naturali, fisiologici, di calo dell'alimentazione. Però è importante fare riferimento a delle figure importanti come quella che ha del pediatra o del neuropsichiatra infantile, se vi sono le indicazioni, per capire quanto quei segnali siano indice di un'evoluzione
diciamo, un momento difficile, la dentizione, una gastroenterite o stati di malattia, ma che se protratti nel tempo o nel cronicizzarsi, nell'aggravarsi di quel segnale che ancora forse non è un proprio sintomo, possono diventare poi degli aspetti sull'alimentazione molto più organizzati, strutturati e patologici. Si preferisse pensare però da parte della famiglia a qualcosa di fisico, allora se c'è una gastroenterite, se c'è qualcosa che si possa curare, diciamo, con i medicinali, piuttosto che pensare che c'è qualcosa che non va a livello psicologico? Questo purtroppo è un luogo comune con il quale ancora ci si scontra. Se c'è qualcosa da curare con un farmaco, mi verrebbe da dire che è più facile. Individuato il problema, individuata la cura, in questo caso un farmaco, una terapia. Nel momento in cui il problema si inserisce in qualcosa di più complicato, ma di meno visibile, di meno tangibile, spesso spaventa di più, perché questo vuol dire anche per chi si occupa di quel bambino mettersi in discussione non soltanto sul cibo, ma anche come genitore o come relazione con quel bambino, quegli stili genitoriali legati a una modalità di interazione che può segnare o implicare poi anche delle conseguenze nello sviluppo di quella persona, di quel bambino. Veniamo a delle cose estremamente concrete: il bambino non mangia, il disturbo può essere anche selettivo, per cui il bambino sceglie anche determinati cibi e non altri, e i genitori e i nonni e gli zii e tutti i parenti dicono mangia, mangia, deve mangiare, c'è un'insistenza continua. Sì, le selettività sono solo uno dei tanti aspetti, se vogliamo, psicopatologici legati all'alimentazione nel bambino. Ve ne sono molti, ma molti di più rispetto all'adolescente. Questo è solo una sfumatura. Quello che occorre evitare è l'insistenza. Più si insiste, più facile, maggiore l'insistenza, più consistente la resistenza da parte del bambino, senza dimenticare che dietro un rifiuto alimentare non c'è una non voglia di mangiare, ma è un segnale, un sintomo di qualcosa che viene prima di quel rifiuto. Quel rifiuto è un campanello d'allarme, è un processo a cascata in cui si vede il segnale finale, si vede il prodotto di qualcosa che nasce prima. Quindi quando un bambino non mangia, la domanda da porsi non è perché non, cioè non è mangia, ma è chiedersi come mai, come sta per non mangiare. Un disagio sociale, una depressione anche nei bambini? Sono tutti aspetti possibili, possono essere esito sia di disagio che può nascere sia nella famiglia che fuori. Più il bambino è piccolo, più è logico che si inserisce in un aspetto relazionale interno all'ambito familiare, senza colpevolizzare nessuno. Penso che sia un gioco di responsabilità e di relazioni. I disagi sociali tendono più a subentrare nell'età successive, con il bambino che cresce, quando entra in una realtà sociale molto più ampia e molto più definita, in cui ci sono altre variabili che si sommano a quelle precedenti. Allora, abbiamo detto che anche i bambini, anche i preadolescenti, ma gli adolescenti, poi si sfocia anche in patologie più complesse come l'anoressia e la bulimia. Un bambino su tre è obeso, l'obesità può portare dei disturbi poi alimentari anche gravi? Ma l'obesità è già un disturbo alimentare di una consistente entità, senza considerare che, se guardiamo i dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, fa riferimento a quanto questo fenomeno negli ultimi anni sia cresciuto in maniera esponenziale. Tutta l'area alimentare ha costituito un interesse per la sanità, sia quelle che possono essere le problematiche legate al cibo come rifiuto, come difficoltà di approccio, ma anche la stessa obesità, se non ha un correlato organico e quindi una motivazione specifica, il mangiare compulsivo, il mangiare come compensazione di altri bisogni, il mangiare come apprendimento di modalità alternativa o di soddisfacimento di bisogni non soddisfatti da altre parti, come nelle relazioni. L'elogio della magrezza, la riduzione dei tempi per la preparazione dei cibi, insomma la fretta, non si va più slow, non si consuma nemmeno più la prima colazione in casa, al bar di corsa anche i bambini, anche questo influisce. Sì, i media sono un fattore determinante, lo vediamo nella pubblicità: più si pubblicizza una cosa più si vende, più si passa un messaggio legato anche alla magrezza come valore, più è facile che sia ricercato. Quello che l'aspetto più rilevante è che troviamo questi valori non più nell'adolescente, ma anche nel bambino. La bambina che già a 10 anni ha il modello di una magrezza
o che per identificarsi con un modello che non va solo dalle modelle presenti nei programmi televisivi, ma anche gli stessi riferimenti culturali che compaiono nella TV tendono a sottolineare un modello estetico che è difficilmente raggiungibile, e quindi sono già dei valori che purtroppo troviamo anche ormai, non dico radicati, ma che stanno facendo strada sempre di più anche nel mondo del bambino. Anoressia e bulimia sono coniugate al femminile? Purtroppo non è più così, nel senso che una volta era, se vogliamo, un ambito patologico più caratteristico dell'area femminile. Ora come ora troviamo disturbi alimentari in minore, se vogliamo, incidenza nel sesso maschile, ma è una realtà che anche questa sempre di più è diventata attenzione clinica, perché quello che vediamo ricoverati nei nostri reparti o comunque i pazienti afferendo ai nostri ambulatori sono sempre di più anche maschi. L'età di insorgenza del disturbo si è abbassata sensibilmente, come dicevamo, disturbi gravi anche in bambini di 8, 9, 10 anni, ma non è più una caratteristica solo femminile. Il tema questa sera è alimentazione e benessere, benessere, non solo cibo dunque. Sì, il titolo che avevo pensato, fra virgolette, in realtà nasconde tutto il concetto che si vuole dire. Un problema alimentare non è un problema solo con il cibo, un problema alimentare è una modalità di approccio molto più consistente e globale che coinvolge non solo l'alimento che si introduce, ma anche un clima familiare, uno stile di rapporto, una modalità di accesso a quel cibo, un desiderio che deve esserci per completare un piacere che al cibo si deve legare e non tanto una problematica. C'era una volta la pasta fatta in casa con la sfoglia tirata a mano. Ma al ristorante Danilo c'è ancora! Nel cuore di Modena, in un ambiente semplice e accogliente, Danilo ti propone ogni giorno i piatti della vera cucina modenese, preparati con soli prodotti freschi e di qualità. Dalla pasta fatta in casa, al carrello dei bolliti, ai dolci. Si comincia presto la mattina da Danilo. Ogni piatto viene preparato con la cura e la pazienza di un tempo. Non fidarti delle parole. Vieni a gustarli. Danilo ti aspetta a Modena, in via dei Coltellini 31. Per info e prenotazioni 059 22 54 98. Lambrusco di Modena Doc. I lambruschi crescono. I momenti più frizzanti restano. Auguri buonissimi da Parmigiano Reggiano.